Pronto, salve signor Basotti? Signor Basotti? Sì, e salve, sono Antonio Fresciarelli, siamo delle Manopole, SRL Barbecue, vero? Lei ha avuto un problema, ecco, è già arrivata la chiamata per la segnalazione, ecco, io vorrei assicurarmi che vada tutto a posto. Lei dov'è la zona, mi ricordi? Io abito a Montorio, sì. A Montorio, certamente. Allora, a Montorio possiamo arrivare anche tempestivamente, nel caso. Ascolti, lei lo sta utilizzando il barbecue in questo momento? No, lo devo ancora usare. Guardi, cioè, se lei può fare una prova in questo momento, mentre siamo al telefono, perché vorrei assicurarmi, perché magari risolviamo il problema in... Ho capito, perché guardi, è ma guardi, è pericolosissimo, cioè la manopola potrebbe aver causato dei danni al tubo di affissione della manopola. Potrebbe esserci una perdita molto pericolosa in questo momento. Sarebbe meglio assicurarsi, perché magari potrebbe, se l'ha già comunque sia assicurato alla presa del gas centrale, potrebbe comunque sia causare una piccola esplosione, ecco, danni di piccola entità, ma non vorremmo... Ma anche solo aver inserito la manopola, ecco, sarebbe giusto assicurarsene, perché l'inserimento potrebbe aver fatto scaturire una perdita pericolosissima. Vada, no, deve andare a casa assolutamente, a staccare la manopola o chiudere il gas, se ce la fa, altrimenti potremmo mandare noi una squadra di sicurezza. No, io il gas ho chiuso, anche perché è fuori l'attacco del metano, capisci? Ho fatto l'attacco del metano. Ancora peggio, guardi, signor Pasotti, io vorrei che lei fosse sicuro, perché... Sì, sono sicuro, l'ho chiuso il gas metano, l'ho chiuso. Siccome non ho adoperato, ho fatto la prova stamattina dopo che mi ha montato il ragazzo il barbecue, e basta, per vedere se funziona tutto, e basta. Ma ha una casa singola lei, l'impianto? Sì. Guardi, io... Il barbecue ce l'ho in terrazza, nel terrazzo all'aperto, quindi non c'è problema, e il gas è chiuso, il metano è chiuso. Ascolti, perché io comunque ho una squadra di artificieri che partirebbe immediatamente, sarebbe lì in 12 ore, perché sarebbe il caso di controllo. Pronto? Sì, pronto, sarebbe proprio il caso di fare questo controllo, se no partono gli artificieri. Ma perché? Non lo capisco, se il gas è chiuso, non c'è nessun problema, no? Il barbecue è pericoloso, il barbecue... Io stacco anche la canna, non stia a preoccuparsi, stacco anche la canna addirittura da... Ma lei cucina più carne di pollo o carne di maiale? Come? Lei cucina più il maiale o il pollo? Ma devo ancora cucinare niente, io non ho cucinato nulla ancora. È pericoloso perché c'è il... Non lo so. Ho capito, cioè comunque in quante ore lei raggiungerebbe l'edificio? Tra quante ore raggiungerebbe l'edificio? Becchiurra? Cioè a casa mia, installato casa mia, in terrazzo. Ho capito. Adesso non c'è nessun problema perché è staccato tutto, non c'è nessun collegamento. Ho detto solo che le manopole che erano... Guardi, ci sentiamo, io spero che veramente vada tutto bene. Però spero che vada tutto bene. Ok, va bene, mi fido di lei. Le spiego, il barbecue, a parte che il gas è chiuso dal rubinetto centrale, voglio dire, non è che... Ho capito. Io non lo uso il barbecue, non lo uso, adesso parlerò lunedì con un ragazzo con la ditta Borsato che mi ha fornito il barbecue. Sì, infatti nel caso lo chiami immediatamente come rientra a casa, per sincerarci che sia tutto a posto, ecco, sarebbe meglio. Sì, va bene. Vado subito a casa, comunque sì. Va bene, la ringrazio, mi scusi per il disturbo comunque. Ma come si chiama? È meglio assicurare. Antonio Flescini. Antonio?
Sì, guardi, sono direttamente il direttore della Manopole, Manopole SRL, ha parlato 10 minuti col mio collega fa. Sì, ah, ho capito, ecco, sì, ecco, ok. Era rappresentante, no? Era ok. Non è no, era solo la preoccupazione. Sì, io sono appunto il rappresentante e so benissimo come funzionano le manopole. Purtroppo le hanno fornite quelle del 2005, se non sbaglio. Ah, capito, ecco. Vabbè, allora, perché il discorso era questo. Le manopole, Azionando le manopole mi hanno segnato il frontalino, nel senso che hanno rovinato, loro hanno una corsa maggiore. Deve cambiare su quello di un audio car, giusto? Il frontalino. Audio car? No, del frontalino, dicevo, del barbecue, ecco, cioè la sottomarca, quella è la sottomarca che ce li fornisce. Sì, ho capito. Vabbè, dai, allora lunedì parlo con... Forse... No.